17 marzo 2018 Milano. Stasera si disputano due anticipi della 22esima giornata. Alle 18 Milano sfida Trento al Paladesio per l'indisponibilità del forum, occupato dai mondiali di pattinaggio di figura, mentre Pistoia sfida Reggio Emilia, reduce dalla grande vittoria sullo Zenit che le valsa la semifinale di Eurocup. Dal 2012 tredicesimi la gara con Trento, la 14esima che l'Olimpia affronta con Desio campo di casa. Il bilancio 10-3 tra Eurolega, 4-1, e campionato, 6-2, con l'Aquila G sfidata due volte in Brianza. Teodorieri si è allenato in gruppo, la decisione sul rientro sorpresa in giornata. Dolomiti ancora priva di Gutierrez. Ansia, Pistoia in ansia per le condizioni della guardia Tyrus McGee che ha saltato la settimana di allenamenti. L'americano ancora dolorante al tallone destro per un colpo rimediato domenica nel match con Kant. Solo all'ultimo istante verranno sciolte le riserve per un suo utilizzo, che comunque sarebbe condizionato dalla settimana di inattività. Reggio senza Della Valle, lasciato a riposo per curare il problema alla schiena ed essere disponibile per le semifinali di Eurocup, gara -1 martedì alle 17.30 a Krasnodar. Nella rotazione degli stranieri probabile un turno di riposo per Marco Ishvili e Chris Wright, dentro Lompart e Nevels. Cos la 22esima giornata. Oggi, Milano-Trento, Paladesio, ore 18, Eurosport 2, arbitri Begnis, Martolini, Buongiorni, Pistoia, Reggio Emilia, 20.45, Biggi, Vicino, Boninsegna. Domani, Varese-Avellino, 17, Brescia-Bologna, 17.30, Eurosport 2, Brindisi-Pesaro, 18, Capo d'Orlando-Sassari, 18.15, Venezia-Cant, 19, Cremona-Torino, 20.45, Rai Sport. Classifica, Venezia, Milano 32, e Avellino 30, Brescia asterisco 28, Torino 24, Sassari, Cant, Bologna, Trento 22, Cremona 20, Reggio Emilia asterisco 18, Varese 16, Pistoia 14, Brindisi 12, Capo d'Orlando, Pesaro 10. Le prime 8 ai playoff, l'ultima in A2, asterisco, una partita in meno.